Amen. Pace del Signore, carissimi fratelli e sorelle in Cristo, il Re di gloria, il figliuolo di Dio, la parola vivente, il Verbo che dall'eternità, dal cielo, da presso il Padre è venuto in mezzo a noi. Nel nome di Gesù, alleluia, il benedetto in eterno, è una grande gioia essere ancora qui. Vi saluto tutti quanti, carissimi, amen, dovunque vi troviate, in Italia, Germania, Belgio, Svizzera, America, in qualsiasi luogo vi troviate, vi saluto nella gloriosa pace di Gesù Cristo. Amen. È una gioia ritrovarci ancora qui per una nuova riflessione. Amen. Dal titolo Sconfiggi gli omicidi. Amen. Stiamo continuando in quella serie di riflessioni bibliche, amen, che hanno l'obiettivo di fortificarci e di darci la vittoria contro le opere della carne. Amen. Dio benedica anche coloro che sono in Francia, gloria a Dio, e in ogni luogo, amen, dove ascolteranno questa riflessione. Amen. Gloria al Signore. Vogliamo aprire la scrittura dalla lettera ai Galati, nel nome di Gesù Cristo. Lettera ai Galati. Gloria a Dio, capitolo 5, leggeremo ancora quel brano che parla riguardo alle opere della carne, come abbiamo sempre letto in tutti questi giorni. Galati, capitolo 5, amen. Leggiamo dal verso 19. Alla gloria di Dio, amen. Pace a tutti, cari fratelli e sorelle. Amen. Dice così la scrittura: ora le opere della carne sono manifeste e sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidie, omicidi. Amen. Fino qui la parola. Cari nel Signore, le opere della carne, come abbiamo detto in tutti questi video, in tutte queste riflessioni, sono le caratteristiche del vecchio uomo. Sono le caratteristiche di una vita che non è sottomessa allo Spirito di Dio. Possiamo dire, le opere della carne sono le caratteristiche di una persona che non si è pentita, che non si è ravveduta e che perciò non si è arresa, non si è sottomessa allo Spirito Santo di Dio. Ma ti voglio dire, quando una persona veramente si sottomette allo Spirito di Dio, le opere della carne iniziano a scomparire, iniziano, alleluia, a essere tolte dalla vita di coloro che si arrendono a Cristo. Amen. Ovviamente è un processo, è un cammino giornaliero nel quale dobbiamo crescere, amen, è una trasformazione continua, fratelli e sorelle, fino al giorno del rapimento noi lotteremo contro la carne, perché noi viviamo in questo corpo di carne, però, alleluia, in Cristo, cari fratelli e sorelle, questa è la buona notizia del Vangelo. In Cristo il nostro corpo di carne non è più uno strumento di peccato o di concupiscenza,
o un peso che portiamo, ma il corpo stesso diventa il tempio di Dio. Alleluia! L'abitazione dello Spirito Santo. Il nostro stesso corpo, alleluia, esce dalla condizione di schiavitù, di maledizione, e in Cristo il nostro corpo entra nella benedizione. Il nostro corpo entra nello Spirito. Il nostro corpo diventa il tempio di Dio. Lo Spirito di Dio entra in noi. E non è più la carne che ci domina, ma è lo Spirito di Dio. Quanti dicono insieme a me questa sera: Spirito Santo, regna nella mia vita. Spirito Santo, prendi il controllo. Spirito Santo, ho bisogno di te. Guidami, conducimi. Alleluia! Portami avanti nella volontà di Dio. Amen. Questa deve essere, fratelli, l'attitudine di un uomo veramente convertito a Gesù Cristo, di una donna veramente convertita a Cristo. Ho detto convertito, non simpatizzante. Oggi ci sono tanti simpatizzanti nelle comunità, ma i simpatizzanti, fratelli e sorelle, non si arrendono allo Spirito di Dio. Molte persone gli piace ascoltare, simpatizzano con l'Evangelo, simpatizzano con la Chiesa evangelica, ma non si arrendono allo Spirito Santo. Dio, alleluia, vuole vedere uomini e donne che si arrendono alla guida e alla volontà dello Spirito Santo. E per questo dobbiamo rinunciare, come abbiamo detto tante volte. Dobbiamo rinunciare a noi stessi, rinunciare alla carne, rinunciare al vecchio carattere, al vecchio uomo, affinché sia lo Spirito dell'Eterno. Alleluia! Affinché sia lo Spirito del Signore a condurre le nostre vite. E possiamo sperimentare, come diceva l'Apostolo, ispirato da Dio, il camminare. Amen. Il camminare in novità di vita, il camminare per lo Spirito, il camminare nella guida dello Spirito Santo. Romani 8:14 dice, alleluia, poiché tutti coloro che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. I veri figli di Dio sono quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, non quelli che frequentano le riunioni, le comunità, non soltanto gli uditori della parola, ma quelli che sono guidati dallo Spirito Santo di Dio. Amen. Questi sono i figli di Dio. Perciò il nostro obiettivo primordiale, fratelli, e essere guidati dallo Spirito Santo, camminare nella guida dello Spirito Santo, camminare nell'unzione, camminare nella potenza, camminare nella virtù dello Spirito Santo, perché la Bibbia dice, carissimi, dove è lo Spirito di Dio, lì vi è libertà. Alleluia! Quando noi siamo ripieni di Spirito Santo, quando noi ci sottomettiamo allo Spirito Santo, quando noi siamo guidati dallo Spirito Santo, allora diventiamo veramente liberi. Liberi dalla schiavitù della carne, delle passioni, delle concupiscenze. Amati fratelli e sorelle, tu e io dobbiamo essere guidati dallo Spirito Santo di Dio. Così, solo così potremo sconfiggere le opere della carne. Le opere della carne sono il nemico numero uno della vita spirituale, della Chiesa, del credente. Le opere della carne, come diceva Pietro, ispirato da Dio, guerreggiano contro l'anima, danno l'assalto all'anima, combattono contro l'anima. Le opere della carne danneggiano, disturbano, distruggono, schiavizzano la vita delle persone.
ma noi, nel nome di Gesù, tramite la parola che stiamo meditando, vogliamo sconfiggere le opere della carne. Nel nome di Gesù vogliamo essere più che vincitori. Vogliamo camminare nella vittoria che ci dà lo Spirito di Dio. Amen. E in modo particolare quest'oggi tratteremo il tema sconfiggi gli omicidi. Fratelli, come abbiamo letto in Galati, l'omicidio è un'opera della carne. E l'omicidio, come vedremo, non è solo l'omicidio inteso in un modo fisico, materiale, che un uomo ammazza un altro o uccide un altro, lo uccide fisicamente, gli toglie la vita. L'omicidio non è solo quello, prima di tutto è quello. Ma io penso che nella Chiesa non c'è l'opera della carne a questi livelli. Amen? Ma l'omicidio potrebbe essere anche un omicidio spirituale, un omicidio morale, un omicidio, diciamo così, che uccide l'anima delle persone, oppure uccidi la fede delle persone. Le uccidi, nel senso che le abbatti, le trafiggi col tuo modo di parlare. Fratelli, a volte la Bibbia dice, ci sono tanti riferimenti a questo, nei Salmi e nei Proverbi. Vogliamo aprire ancora la scrittura? Per esempio, amen, Proverbi 30, apriamo insieme la scrittura, cari nel Signore. Alleluia, Spirito di Dio, insegnaci ogni verità. Padre, siamo nelle tue mani, guidaci, ammaestraci con la tua santa e divina parola. Abbiamo bisogno di imparare, di ascoltare e di fortificarci nella tua parola, Signore. Nel nome di Gesù, amen, amen. Proverbi 30, amen. Gloria a Dio. Vi ricordo che stasera, Dio piacendo, alle ore 23 in Italia, 23 circa, avremo un'altra riunione di preghiera. Amen. Di preghiera. Nel nome potente di Gesù. Scrivete le vostre richieste, amati fratelli, sorelle, dovunque vi troviate, pregheremo insieme. Se potete, uniamoci. Amen. Alle ore 23 per una potente riunione di preghiera nel nome di Gesù Cristo e ci rivestiremo ancora delle armi spirituali. Amen. Alleluia. E vi ricordo anche per la gloria di Dio, approfitto di ricordarvi alla gloria del Signore, se Dio vuole, il giorno 31, il giorno del cosiddetto Capodanno, amen, di queste cosiddette feste, amen, faremo alla gloria di Cristo un giorno di preghiera e di digiuno. Invece di mangiare come tanti fanno, grandi mangiate, grandi tavolate e danno spazio alla carne, noi pregheremo e digiuneremo. Alleluia! E sarà un giorno potente. Fratelli e sorelle, alla gloria di Dio, amen. Siete tutti invitati, benvenuti nel nome glorioso di Gesù. Alleluia. Sento già una gioia potente, una unzione forte. Gloria a Dio, grazie Padre. Proverbi 30, continuiamo nella riflessione biblica. Proverbi capitolo 30, alleluia. Al verso 14, guardate cosa dice la scrittura. C'è una categoria di gente che ha i cui denti sono come spade. Vedete? C'è una categoria di persone i cui denti sono come spade.
e i cui molari sono come coltelli per divorare i poveri sulla faccia della terra e i bisognosi in mezzo agli uomini. La parola è piena di riferimenti di questo tipo, che ci sono persone che hanno una lingua come una spada, che ferisce, che fa male, che danneggia la vita di chi gli sta a fianco, e con quelle parole possono uccidere, fare del male, ferire, abbattere le persone. Ecco perché nella lettera di Giacomo l'apostolo, ispirato da Dio, diceva che da una stessa fonte non può uscire l'acqua dolce e l'acqua salata. Con la nostra bocca noi non possiamo pretendere di benedire Dio, di lodare Dio, e poi con la stessa lingua malediciamo i fratelli, facciamo del male alle persone, feriamo le persone. No, fratelli e sorelle, stiamo attenti alla nostra lingua, che la nostra lingua non sia dominata da carne, dall'omicidio. Perché con la tua lingua puoi dare la vita, oppure la tua lingua può essere uno strumento di morte, perché nella lingua c'è il potere della vita e della morte. Come stai usando la tua lingua? Come stai adoperando la tua lingua? Chi è che sta guidando la tua lingua? Fratelli, stiamo attenti. Che la nostra lingua sia uno strumento di benedizione nelle mani di Cristo, nelle mani dello Spirito di Dio. Che la tua lingua non sia una lingua mossa dalla carne, dal maligno, per diffamare, per calunniare, per offendere, per maltrattare, per ferire o addirittura per uccidere. Stiamo attenti a quell'opera della carne, che è l'omicidio, fratelli. L'omicidio non è soltanto uccidere fisicamente una persona, ma anche ucciderla spiritualmente, moralmente, psicologicamente. Stiamo attenti, Chiesa di Gesù Cristo. Vogliamo leggere ancora Salmi, amen. Salmi, questo è un tema molto, molto importante, ma è molto chiaro, molto semplice. È facile da capire quello che stiamo dicendo, gloria a Dio. Salmo 64, Salmo 64, alleluia. Leggiamo dal verso 1. Dice così: ascolta la mia voce, o Dio, nel mio lamento che innalzo a te, preserva la mia vita dal terrore del nemico. Verso 2: nascondimi dalle macchinazioni dei malvagi e dalla folla turbolenta degli operatori di iniquità. Qui il salmista chiedeva protezione, liberazione, che il Signore lo preservasse dalla malvagità, dalla cattiveria che lo circondava. Verso 3: essi affilano la loro lingua come una spada e al posto di frecce scagliano parole amare per colpire di nascosto l'innocente. Lo colpiscono all'improvviso senza alcun timore. Vedete, fratelli, ci sono persone che hanno una spada nella loro lingua. Le parole amare sono come delle frecce che vengono scagliate per ferire, per danneggiare, per uccidere una persona, ucciderla psicologicamente, ucciderla moralmente, ucciderla spiritualmente.
Ti è mai capitato che qualcuno ti ha detto delle parole amare, offensive, che ti hanno ferito, ti hanno danneggiato, ti hanno rattristato? Ma lodato sia il Signore, che il Signore è sempre pronto a consolarci, a purificarci, a togliere quelle parole, quei pensieri negativi. Alleluia. Ma noi, cari amati fratelli e sorelle, noi dobbiamo vegliare, essere saggi, essere prudenti. Stiamo attenti a non farci avvolgere dalle tentazioni, dalle provocazioni del diavolo, che vorrebbe provocarci tramite uomini carnali, uomini malvagi, persone che hanno l'amarezza, l'odio, e vorrebbero lanciare contro di te parole amare. E il nemico cerca di ferirti, ma non può! Perché se tu vivi in comunione con Cristo, l'armatura di Dio che è su di te dissolve, annulla le frecce del diavolo. Ma tu devi vegliare, stai attento a non dare spazio, perché il nemico vuole che tu controbatti, che tu reagisci con un impeto carnale, in un modo impulsivo, impetuoso, carnalmente. Allora il nemico inizia a mettere dei contrasti e le parole vengono come delle frecce. No, cari nel Signore, noi siamo la Chiesa di Gesù Cristo. Noi non possiamo dare spazio alle parole che feriscono, alle parole che fanno del male, che danneggiano. Ma dice la Bibbia: se avete una buona parola che edifichi, condividetela affinché dia grazia a quelli che l'ascoltano. Nella tua, nella mia bocca ci deve essere una parola di benedizione, una parola di incoraggiamento, una parola di guarigione, fratelli e sorelle, una parola che rialzi lo stanco, l'abbattuto. Il profeta Isaia diceva: alleluia, l'Eterno mi ha dato la lingua dei discepoli, affinché io possa sostenere con la parola lo stanco. Nella nostra lingua ci deve essere l'unzione di Dio, fratelli. La grazia di Dio, la benedizione di Dio. Stai attento che la tua lingua non sia manipolata, manovrata dalla carne, dall'amarezza, dall'odio, dalla negatività, parole vane, parole inutili, che invece di rialzare il fratello lo abbattono ancora di più. Tu devi essere uno strumento di benedizione. Amen. Noi dobbiamo essere strumenti di incoraggiamento nel nome di Gesù. E se c'è da riprendere, facciamolo con la scrittura, con la parola, con la guida dello Spirito Santo, con l'amore di Dio. Anche se a volte dobbiamo dire una parola dura, una parola forte, una parola di correzione, ma quando c'è lo Spirito di Dio, le persone lo sentono, lo percepiscono, lo capiscono. Ma stiamo attenti a non parlare secondo la carne, fratelli, perché la carne ferisce, la carne offende, la carne fa del male. Fratelli, le parole possono uccidere. Gli omicidi sono un'opera della carne. Noi stiamo attenti. Nel nome meraviglioso di Gesù Cristo. Alleluia. Alleluia. Gloria al Signore. Amen. Leggiamo ancora. Cosa dice il Salmo 59? Salmo 59, carissimi nel Signore, alleluia. Al verso 7, Salmo 59, alleluia, verso 7 dice: ecco, vomitano insulti
dalla loro bocca, hanno delle spade sulle loro labbra e dicono: chi ci ascolta? Fratelli, ci sono uomini, donne, persone che sono persone carnali e a volte anche nelle chiese, nelle comunità. Si cade in questo inganno, fratello, in questo modo di comportarsi che non è gradito a Dio. Persone che vomitano insulti, la loro bocca proferisce ogni sorta di parole negative, malvagie, che non esprimono l'amore, il perdono, la grazia e la sapienza di Dio. Parole vuote, parole amare, parole carnali, che fanno male alle persone. Ma Dio vuole che fra di noi parliamo parole giuste, parole vere, parole che incoraggino il fratello, parole che fortifichino i deboli, parole che aiutino le nostre sorelle, buoni consigli, parole rette, parole vere, alleluia. Com'è il tuo modo di parlare? Com'è il nostro modo di parlare, fratelli? Amen. Stiamo attenti a non parlare in un modo che va contro il volere di Dio. Amen. Stiamo attenti, cari fratelli. Amen. Vogliamo leggere nel nome del Signore ancora Salmo 56, guardate cosa dice. Salmo 56, amen. Signore, purifica la nostra lingua. Amen, è vero, gloria a Dio, nel nome di Gesù. Salmo 56 dice: abbi pietà di me, oh Dio, perché gli uomini vorrebbero divorarmi, mi combattono continuamente con i loro attacchi. Vedete, ci sono uomini così perfidi, maligni, cattivi, che vogliono divorare le persone, che combattono, oltraggiano, offendono, dicono parole brutte contro i figli di Dio. E noi dobbiamo pregare il Signore affinché il Signore ci protegga, ci preservi, ci copra col suo spirito, affinché nessuna parola malvagia entri nella mente, nell'anima nostra, ma possiamo essere protetti, preservati, alleluia, da quelle frecce. E noi, fratelli, da parte nostra, perdoniamo quelle persone, benediciamo coloro che ci maledicono, preghiamo per coloro che ci perseguitano. Questa è la volontà di Dio. Amen. Ecco perché dobbiamo essere guidati dallo Spirito Santo. Amen. Salmo 56 verso 2 dice: i miei nemici vorrebbero continuamente divorarmi. Sì, sono molti coloro che mi combattono nel loro orgoglio. Vedete, ci sono uomini orgogliosi, donne arroganti, che hanno un modo di parlare, fratelli, che vuole veramente distruggere le persone. Ma Dio ci protegge. Amen. Non temere, chiesa. Se c'è qualcuno che ti calunnia, che ingiustamente ti critica, ti offende, non temere, perché il Signore è un giusto giudice. Amen, alleluia. Il Signore è il protettore, il difensore dei suoi figli. Non temere. Gloria a Dio. Alleluia. Rimaniamo calmi, dice il Signore. Riposiamo in Lui. Non combattere umanamente. Non combattere con le tue forze. Non controbattere ai discorsi malvagi.
rimani zitto, parla con Dio, dialoga con Dio, presenta la causa al Signore. Lui per certo ti libererà. Amen. Infatti dice ancora, Salmo 56, verso 3, quando avrò paura, confiderò in te. Fratelli, a volte il diavolo, ascoltate, con le parole malvagie che le persone lanciano contro di noi, ci sono uomini violenti. A me a volte mi è capitato, quando evangelizzo per strada, quando evangelizziamo con i fratelli per strada, a volte il diavolo cerca di spaventarci con uomini malvagi. Una volta un uomo ha detto: se non stai zitto, vedrai cosa ti faccio. E con le parole cattive cercava di spaventarmi, insulti, parole che vogliono offendere, che vogliono spaventarci. Ma qui dice: quando avrò paura, confiderò in te. Il nemico con le parole malvagie vorrebbe spaventarci, intimorirci, uccidere la nostra fede, la nostra anima. Ma il Signore dice: non temere, io sono con te. Come Dio disse a Geremia, Geremia 1 verso 18 in avanti, dice: combatteranno contro di te, ma non potranno vincerti, perché io sono con te per liberarti, dice l'Eterno. Ci sono uomini, donne malvagie che continuamente vorrebbero combatterci, abbatterci, offenderci, spaventarci con le loro parole, ma il Signore dice: non li temere, perché essi sono una casa ribelle. Io sono con te. Amen. E purtroppo anche nelle comunità a volte ci sono persone manipolate, manovrate dalla carne, dal maligno, che dicono parole brutte, offensive, cercano di offendere, di calunniare, di indebolire. Però il Signore dice: io sono colui che ti difendo. Non temere. Amen. Vi voglio raccontare, il Signore mi ha fatto ricordare la storia del profeta Elia. Il profeta Elia era un uomo forte nello spirito di Dio, era un uomo coraggioso, era un profeta, definito da molti il profeta di fuoco. Alleluia. Il profeta Elia era un uomo pieno della potenza dello Spirito Santo. Lui, conosciamo tutti la storia, sfidò i falsi profeti di Baal e di Ashtaroth e li chiamò a venire, alleluia, sul Monte Carmelo. E il profeta Elia li sfidò, li svergognò. Amen. Il profeta Elia, in poche parole, li svergognò, li sconfisse tramite la parola, la presenza dell'Iddio vivente. E tutti furono testimoni di una grande vittoria dell'Eterno mediante il profeta Elia contro i falsi profeti di Baal e di Astaroth. E il profeta Elia vide la gloria di Dio. E vide una grande vittoria. Ma il giorno dopo, Jezabel, la moglie di Acab, che era una regina perversa, corrotta, idolatrica, diabolica, quella donna, Jezabel, mandò a dire al profeta Elia, gli mandò a dire queste parole: quello che tu hai fatto ai miei profeti, io lo farò con te. Domani a quest'ora io farò lo stesso che tu hai fatto ai miei profeti. Tu sarai un uomo morto. E Jezebel lanciò delle parole di maledizione. Jezebel lanciò delle parole
maligne per spaventare il profeta. E il profeta si spaventò. Guardate, il profeta Elia, pur essendo un unto, un servo dell'Eterno, Elia si spaventò, si indebolì, si fece influenzare da quelle parole maligne. E il profeta fuggì verso il deserto. E tutti noi conosciamo la storia. Lui si sdraiò sotto una quercia. Il profeta si sdraiò e volle morire. Vedete? Le parole malvagie, le parole negative, le parole offensive, le parole brutte, le parole cercano di uccidere la vita spirituale dei figli di Dio. Ma benedetto sia il Signore che poi il Signore mandò il suo angelo e gli disse: Elia, alzati, mangia e bevi, cioè in altre parole, fortificati, rinnovati. Il Signore è con te, non temere, perché c'è ancora molta strada davanti a te. Ed è lo stesso che il Signore ti dice: se qualcuno ti ha spaventato, ti ha offeso, ti ha detto delle brutte parole per cercare di spaventarti, il nemico ha lanciato contro di te delle brutte parole per uccidere la tua fede, la tua fiducia, ti voglio dire: non temere, ma fortificati nel Signore, prendi forza nel Signore, lo Spirito di Dio è lì vicino a te per fortificarti. Non dare retta a quelle brutte parole malvagie, diaboliche, ma ascolta la voce del Signore. Amen? Gloria a Dio. L'omicidio è un'opera della carne. Ci sono parole che uccidono, parole che trafiggono come una spada, parole cattive che fanno del male alle persone. Stiamo attenti, fratelli, a quel modo di parlare. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Per finire voglio leggere nella prima lettera di Giovanni, amen, al capitolo 2, prima lettera di Giovanni. Gloria a Dio, capitolo 2, verso 9. Vediamo cosa intende la Bibbia, amen, per omicidio, amen. Omicidio. L'omicidio non è soltanto macchiarsi le mani di sangue, ma c'è anche un altro tipo di omicidio, un omicidio spirituale, un omicidio psicologico. E vogliamo leggere cosa dice qui. Prima Giovanni, capitolo 2, verso 9, dice: chi dice di essere nella luce e odia il proprio fratello è ancora nelle tenebre. Chi dice di essere nella luce e odia il proprio fratello è ancora nelle tenebre. Le tenebre vuol dire essere in una condizione spirituale lontano da Dio, lontano dalla grazia, lontano dalla luce. Vuol dire che si è morti spiritualmente. E chi dice di essere nella luce, chi dice di essere cristiano, chi dice di essere un credente, di essere un figliuolo di Dio, ma odia suo fratello, è ancora nelle tenebre. Guardate cosa dice ancora il verso 11: ma chi odia il proprio fratello è nelle tenebre, cioè si trova ancora lontano da Dio, nel buio, sta ancora vivendo nella carne, nella perdizione.
Chi odia suo fratello, anche se una persona dice io sono evangelico, io sono cristiano, io sono un figlio di Dio, ma odia il fratello, è ancora nelle tenebre. Quella persona non è nella luce, sta vivendo nel buio, nella morte spirituale, è separato da Dio. Chi odia il proprio fratello nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre gli hanno accecato gli occhi. Vedete, una persona che ha l'odio nel cuore sta ancora camminando nelle tenebre, sta ancora camminando nella carne, sta ancora camminando nel peccato, nella perdizione. E tramite l'odio quella persona non ha la vita spirituale, perché l'odio, fratelli, l'odio uccide, danneggia. L'odio ti separa da Dio, perché Dio è amore. 1 Giovanni capitolo 3 dice ancora, amen, al verso 15, 1 Giovanni 3 verso 15 dice: chiunque odia il proprio fratello è omicida. Vedete, chi odia suo fratello, anche se dice di essere cristiano, di essere convertito, di essere evangelico, pentecostale, puoi dire quello che vuoi, ma se nel tuo cuore c'è l'odio verso qualcuno, verso un fratello o una sorella, se c'è l'odio verso la persona che ti sta a fianco o verso il prossimo, se nel tuo cuore c'è l'odio verso qualcuno, tu sei un omicida, stai vivendo nella carne, nel peccato, nella via della distruzione. Davanti agli occhi di Dio l'odio è come macchiarsi le mani di sangue. Chi odia suo fratello è un omicida. 1 Giovanni 3,15: e voi sapete che nessun omicida ha la vita eterna dimorante in sé. Se tu ti definisci un cristiano, un figlio, una figlia di Dio, dici di essere un convertito o un evangelico, ma hai ancora l'odio nel tuo cuore, l'odio verso un tuo parente che ti ha fatto del male quando eri piccolo, hai l'odio, il rancore, non riesci a perdonare, hai quell'odio, quell'amarezza dentro di te, ti voglio dire, tu sei ancora nelle tenebre. Noi dobbiamo perdonare, fratelli, dobbiamo amare, dobbiamo avere i sentimenti di Cristo, che quando era sulla croce disse: Padre, perdona loro, non sanno quello che fanno. Ma il sentimento del diavolo è l'odio, il rancore, la vendetta. Se tu hai l'odio nel tuo cuore, tu sei un omicida. L'omicidio è un'opera della carne. E se tu odi, se tu hai l'odio verso qualcuno, tu stai vivendo nella carne. E davanti agli occhi di Dio sei un omicida. Stai vivendo nel peccato, non hai la vita eterna. Non hai la salvezza. Non hai la benedizione. Devi chiedere perdono a Gesù Cristo. Se c'è qualcuno che sta ascoltando che ha ancora l'odio o i cattivi sentimenti, un rancore verso qualcuno, se hai ancora quell'amarezza, quell'odio, in questo momento chiedi perdono al Signore. Questa è la sera giusta per chiedere perdono al Signore. Amen. Chiedi perdono a Gesù prima che sia tardi. Non macchiare il tuo cuore ancora. Non lasciare che il diavolo contamini il tuo cuore. Non essere un omicida spirituale. Se tu odi tuo fratello, tu sei un omicida. Tu sei colpevole di omicidio. Tu hai le mani macchiate di sangue. Ecco perché non puoi sentire la presenza di Dio. Ecco perché non puoi vedere le risposte alle tue preghiere. Ecco perché le tue preghiere non salgono
non vanno più in alto del soffitto, non hai comunione con Dio, non hai pace, non hai gioia, non hai serenità, perché l'odio ti sta corrodendo, danneggiando, corrompendo. L'odio è come l'omicidio agli occhi di Dio. Chiedi perdono a Dio in questo momento. Dì, Signore, purificami dall'omicidio. Purificami dall'odio, Signore. Liberami dall'odio. Alleluia. Liberami dagli omicidi spirituali, dall'odio, dal rancore, dalla vendetta. Signore, abbi pietà di me. Togli quei cattivi pensieri. Alleluia. Alleluia. Lascia che il Signore ti purifichi questa sera. Sii sincero, chiedi perdono a Gesù. Alla mandere vescicarabassù. Chiedi perdono al Re dei Re. Alza le tue mani, dì, Signore, abbi pietà di me, perdonami. Togli questo odio dal mio cuore. Togli questo odio dalla mia anima. Liberami, Gesù. Liberami da questa opera della carne, da questo male. Io voglio essere libero, Signore. Alleluia, per adorarti. Alleluia. Invoca il Signore. Reba shikaramande. Il Signore vuole che abbiamo un cuore puro, che possiamo alzare le mani senza ire, senza odio, senza nessun rancore nel nostro cuore. Alleluia, dimmi, Signore Gesù, purifica, lavami, Signore, togli il male dal mio cuore. Esci calamatea, venda la madera, basciora matea. Alleluia, alleluia, il Signore ti vuole liberare questa sera. Alleluia, there's no one else like you, you are great. Dili, Signore, sei grande. Fai un miracolo nella mia vita. Liberami, liberami dall'odio, Signore, da questo peso, da questa amarezza. Alleluia. Gesù ti può guarire, Gesù ti può sanare. Alleluia, grida Lui, non tenere quell'odio, non tenere quell'orgoglio nel tuo cuore, non tenere l'amarezza, fatti purificare dal Signore. E la massica te la bascia. Stendi la mano di guarigione, Padre, nel nome di Gesù. Alleluia. Libera, guarisci, spezza le catene dell'odio, caccia via ogni spirito di morte, ogni spirito di odio, di omicidio, nel nome di Gesù. Alleluia. You deserve the glory, Lord. Alleluia. Metti l'amore, verra madala bashera mekai. Metti la pace. Alleluia. Il perdono, Dio. Alleluia. Lava, lava, lava. Nel nome di Gesù. Our great. Invoca Gesù. Invocalo. Non rimanere muto. Non farti ingannare dal diavolo. Alleluia. Si libero. Invoca il nome del Signore. Dì, Signore, io so che nessuno è come te. Io so che tu mi puoi guarire, mi puoi liberare, Signore. Alleluia, alleluia, liberami, Signore, libera il mio cuore. Cambia il mio cuore, cambia il mio cuore. Aiutami ad amare mio fratello, ad amare mia sorella. Aiutami a perdonare, alleluia, alleluia.
there is no one else like you. Non c'è nessuno come il Signore, non c'è nessuno come Gesù Cristo. Lui è l'unico che può cambiare il tuo cuore, che può cambiare la tua vita, liberare la tua anima, la tua mente. Tu non hai bisogno dello psichiatra, tu non hai bisogno dello psicologo, tu non hai bisogno della medicina, hai bisogno del maestro, del tocco del maestro, che ti liberi dal male che ti affligge, dall'odio, dal rancore, dall'amarezza. Lui è qui per guarirti, lui è lì per guarirti. Alleluia, invocalo, invocalo. Alleluia. Sì, Signore, fai una grande opera, Padre. Togli ogni peso dai cuori. Togli ogni peso dal cuore, Padre. Alleluia. Togli la malvagità dai cuori. Togli la cattiveria dai nostri cuori. Signore, qualsiasi pensiero che non viene da te, toglilo, Padre. Alleluia. E la mascita rabata la mascita. Amen, alleluia. Alleluia, Padre. Fai una grande opera questa sera. Nel nome di Gesù. Alleluia. Nel Salmo 51. È scritto nel Salmo 51, verso 14. Liberami dal sangue versato, Dio. Liberami dal sangue versato, o Dio della mia salvezza. E la mia lingua celebrerà con giubilo la tua giustizia. Digli, Signore, liberami dal sangue versato, dagli omicidi. Se ho offeso qualcuno con la mia lingua, se ho fatto del male a qualcuno, se ho ferito qualcuno, liberami, Signore. Ti chiedo perdono, Signore, io mi pento. Ti chiedo perdono, aiutami a non farlo più. Lavami col sangue di Gesù Cristo. Lavami, Padre. Cambia il mio cuore per la tua gloria, Gesù. Alleluia. Amen. Che la grazia di Dio sia con voi, cari fratelli. Rimaniamo saldi nella verità. Combattiamo. Fortifichiamoci nella fede, nello spirito. E vinciamo.